Sul sud, io vorrei prima di tutto dare una notizia al Premier Renzi. La crisi c'è anche al nord, cioè da nord a sud. Non è una crisi che ha aggredito esclusivamente al sud. Negli ultimi anni si sono suicidati in Veneto 100 imprenditori. Questo non perché non sapessero più fare il loro lavoro, ma semplicemente perché le condizioni oggi per un imprenditore per lavorare, a fronte della tassazione elevatissima, sono ormai proibitive. Per questo scappano gli imprenditori. Per questo scappano i giovani, per questo addirittura adesso vediamo che anche i pensionati cercano di rifarsi una vita altrove. Quindi è un problema generalizzato del paese e il problema si chiama pressione fiscale, ma non si risolve con l'ennesima cassa del mezzogiorno indirizzata solo in un'area del paese. Cioè, investendo risorse su un territorio specifico. E quasi sempre poi sono state utilizzate male, senza creare sviluppo, creando solo assistenzialismo. E lo leghiamo anche al problema dei 12.000 dipendenti dell'ATAC di Roma, perché il metodo era creiamo posti nel pubblico, con un piccolo problema che sono risorse di tutti, che ormai non ci sono più, e che sottraiamo alla libera circolazione che viene creata attraverso il lavoro privato, è quello che crea sviluppo in un paese. Noi non siamo più un paese imprenditoriale perché la tassazione è troppo alta e quindi questo è il problema principale da aggredire, ridurre la pressione fiscale e dare sviluppo a tutte le imprese, quindi lavoro ai giovani, lavoro a tutti quanti, da nord a sud.